Ciao a tutti amici, voglio fare un video un po' diverso dal solito, è un video tendenzialmente introduttivo, con un po' di fiatone perché sto camminando sulla spiaggia da un po' e voglio cercare di spiegarvi quali sono i miei propositi per il canale. Allora, come già potete vedere che lo sto impostando e come sto cercando di caricare video con più regolarità, ci saranno video di diverse categorie. Ci sarà una parte incentrata sul technology, cioè sulle competenze tecniche che mi interessa condividere e approfondire. Infatti saranno per la maggior parte incentrate su Python, che poi si andrà a inserire in certi contesti che magari riguarderanno l'architettura software, altri l'analisi dei dati, altri magari modelli di intelligenza artificiale e poi anche ancora magari rispetto alla blockchain. Questo devo ancora studiarci un po' prima di poter fare contenuti di questo tipo. Poi un'altra categoria alla quale tengo molto è quella relativa alla personal finance, cioè come cercare, una volta che si sono maturate certe esperienze che ci permettono di avere un certo tipo di reddito, come massimizzare questo reddito, cercando di capire quali sono gli investimenti migliori, come andare a diversificare il rischio e tematiche sostanzialmente di questo tipo. Poi un altro tema ancora che mi interesserà approfondire, proprio perché lo sto sperimentando su me stesso in questo momento, è quello di capire come adattare le proprie competenze in ambito business, cioè come andare a costruire dei business model efficienti, come trovare collaboratori, come appunto anche in questo caso andare a capire come calcolare il rischio e i ritorni attesi di una certa attività imprenditoriale. E poi ultimo capitolo, ultimo tipo di video, non ne ho ancora caricato uno, questo magari potrebbe essere abbastanza attinente, è quello relativo alla qualità della vita, cioè come capire quali sono i nostri obiettivi, ognuno naturalmente ha i suoi, capire cosa ci rende felice e capire cosa ci rende felici, scusate, e quindi capire come acquisire gli strumenti appunto per raggiungere i nostri obiettivi e per cercare di non accontentarsi di una vita standard, tra virgolette, ecco, che magari ci costringe, almeno per mia esperienza personale, a lavorare 10-12 ore al giorno per poi non avere i ritorni che ci aspettiamo, comunque che il costo di questi ritorni è talmente elevato che ci fa sacrificare tutto il resto. Invece secondo me ci vorrebbe è importante avere delle metodologie per massimizzare il raggiungimento dei propri obiettivi in rapporto alla propria qualità della vita, perché anche in questo caso tutti i soldi del mondo non servono a niente se non si ha il tempo di goderseli, o comunque tutti i soldi del mondo non servono a niente se si fa se si conduce uno stile di vita che non ci rende davvero felici, ecco, la direi così. Va bene? Fatemi sapere se anche questo tipo di contenuti vi possono interessare, cosa vi piacerebbe vedere più approfondito, in modo che magari andando a costruire una comunicazione con voi, io riesco a capire quali sono le parti su cui incentrarmi di più e quelle magari in cui vi posso dare maggiore supporto. Nel frattempo vi ringrazio, vi saluto qui dalla Spalmas e ciao a tutti, grazie mille, ciao.